Andrea? Ha bussato? Chi è? Chiamiamo la polizia. Ci stavo pensando adesso ed è da un po' che non faccio uno scherzo ai miei genitori. Ed effettivamente neanche a mia sorella. E questa cosa non va bene, quindi è arrivato il momento di rimediare. Ok, ci siamo. Scherzo di rimordigno. Non è alle 3 di notte, ma è alle 3:41, ma va bene lo stesso. Attenzione, concerto alle 3 di notte, ragazzi. Su una TV! 380! Sto sentendo la nuova canzone di Rimordigno. Ma chi se ne frega, ma spegni la luce, vai a dormire, ci sono i vicini. È un concerto alle 3 di notte. Luca, è vero. Non mi fare incazzare, sono le 2 di notte. Hai visto, guarda cosa c'è lì. No, sì, dai, non far casino, perché ti giuro che vengo su e ti ammazzo con un sto bastone. Registrando, Luca, sto registrando. Non ti voglio più sentire. Vai a letto, vai a letto. Non vai a letto. Fare il via, non ti voglio più sentire. Tranquillo, vai a letto, via, vai a letto. Ciao, ciao. Ragazzi, sono ancora sempre la prima, sono passati 5 minuti. E andando giù lo rifaccio. Con i problemi, ci vuole andare, sai, te lo sbaglio tutte le volte, quindi... No, devo svegliarmi e andare più forte. Ci vuole andare. Ti smetto di smetterla. Vuoi cantare com'è il concerto di Rimordigno? Ti giuro, te le do, te lo giro. Smetterla. Allora? Che stiamo dormendo, c'è gente. Sto cantando il nuovo concerto. Vedi di piantare, ma cosa cacchio ti sei bevuto? C'è il concerto di Rimordigno di Polo. Prendi te Rimordigno, ti butti in una cascata, basta. Dai, pianta, una pista sciabatta, le bambine. Tentacciato! L'ho chiuso fuori. Notte, papà, notte. Luca, si vedi ancora... E dentro con l'altra chiave una bastonata. Ok, raga, io sono pronta. Adesso suono e scappo, paura. Che bimbi, che facciamo? Chi è? Quel pirla di Luca. Fammi vedere se è in camera, aspetta. Ma che cazzo? A vedere se Luca è su, non è quel deficiente che sta facendo uno scherzo. Andrea? Ha bussato? Chi è? Andrea? Chiamiamo la polizia. Che polizia? Chi è? Dammi sto bastone, che adesso ti addormenti, Dio buono, te lo do sulla testa. Ma sei cretino, ma non puoi fare queste cose. Allora, Rimordito. Allora, lascio che mi pulisco, poi vedi. Sono le 3:30. Ora, occhio accelerato. Scherzo, mio padre. Qua, mia madre. Cioè, gli tiri tutta quest'acqua? Sì. Stai ferma. Vai, vai, tutto. Vada. Ok, allora io mi apposto fuori dalla porta. Ora, chiama al veicolo con la scusa. Impaurita, devi essere impaurita. Pa. Sì, su un secondo. Cosa c'è? No, no,
lo giuro, c'è qualcuno. Sto cercando di entrare qualcuno dalla parte di su. Vieni su un secondo, veloce, veloce. Muoviti, muoviti, muoviti. Cioè, voi siete due. Luci, questo deficiente mi ha lavato. Scusa, ma tu sei uscito col bastone per difendermi? Cioè, per venire al super. Guarda, te lo giuro, ti ho spaccato la frugata, io dico per terra. Sta prendendo un ciabatta. Aia. Poi devi dormire. Guarda, adesso devo anche pulire, imbecille. Papà, buonanotte. Sei bello, papà. Madonna, se sei sexy. Tu è uguale, Non è che tu sei molto più intelligente. Ecco la bambina di The Ring. Sei pronto? Quasi si spaventa moltissimo. Raga, ore 4:22. Sara, devi metterti esattamente tutti i capelli così. E devi stare immobile davanti a loro. Così, perfetto. Ascoltami, devi stare immobile davanti al papà. No, mettiteli bene. Ascoltami, io lo chiamo al telefono. Vai, 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 vai. Chiudiamo la porta, non far casino. Stai fermo, immobile. Ma sei scema, sei? Sara, ma sei... Ci auguro buonanotte. Sara, ragazzi, è finito il video perché non si possono più fare gli scherzi, ragazzi, sono chiusi dentro.